Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi parleremo della scuola, per di più per la mia prof di matematica. Ci saranno 5 motivi più o meno per cui odio la mia prof di matematica. E non è per dire. Passiamo col primo motivo. Il primo motivo per cui odio la mia professoressa di matematica è che appena entra in classe, subito ragazzi fate tutto. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sì, tu! Secondo motivo. Secondo la professoressa di matematica io dovrei studiare più tempo a casa perché non ne studio abbastanza quelle 4 miliardi di ore che sto pomeriggio a studiare perché sto tutto il giorno così davanti al libro e non si capisce mai niente. Perché se tu... Cioè... E quindi questo è un altro motivo per cui odio la professoressa di matematica. Terzo motivo per cui la odio è perché è che se cade praticamente qualsiasi cosa per terra, anche un pizzichino di penna, tipo il tappo, lei subito la nota, mette subito la nota. E tipo hai mangiato il pane in modo sbagliato, nota, nota, sempre nota, nota. Nota! Quarto motivo per cui io odio la mia professoressa di matematica è che praticamente dovremmo fare la ricreazione seduti in silenzio con la porta chiusa mangiando il nostro panino, il nostro quello che cavolo abbiamo e basta. Non deve sentire una mosca volà. E tutto questo lei ci ripete anche di studiare, perché non solo ci stai torturando, ma dobbiamo anche sentire che dobbiamo studiare, beh? E che siamo nelle carceri? Una prigione! Cioè, non ho capito io. Andiamo direttamente in prigione, meglio, no? Quinto motivo per cui odio la professoressa di matematica è perché la mia prof di matematica ogni 5 fottuti secondi ho una verifica a sorpresa, ho un'interrogazione a sorpresa, che vabbè io sono DSA, vero? E me la programma l'interrogazione. E però io ripeto quello che devo ripetere, lei non va mai bene niente, capito? Non deve mai andare bene niente, perché sennò... Ma questo è il procedimento che si segue. Primo, si va all'asilo e si gioca. Secondo, si va alle elementari e si studia. Terzo, alle medie un ripasso. Quarto, alle superiori rifai tutto quanto quello che hai fatto anche dall'asilo. Vai al lavoro, non ti ricordi assolutamente un... Questa è copiata, mi raccomando. Le prof se la prendono con le presidi se le prendono con lo Stato se la ripia di nuovo con i prof. E le prof ovviamente se la prendono con le uniche persone sacrificabili, gli studenti. Oggi sono arrabbiata e quindi vi do 2 miliardi di esercizi per la pagina dopo. E li voglio sapere tutti domani. Oh! E poi io dovrei studiare anche tutto quanto, capito? Perché guardare della matematica è come studiarsi spagnolo, inglese, latino e francese tutti messi insieme, come se fare un minestrone di merda. E poi mangiarselo e metterci i broccoli dentro e poi impastarlo e metterlo nella merda. Spero che questo video non lo state vedendo mentre mangiate, perché altrimenti vomitate tutto quanto. Quindi, perché tutti questi esercizi? Ma che sentimenti hai? Se poi ci dai degli esercizi che lo devi fare per la pagina dopo 74 miliardi di esercizi per il giorno dopo, quindi che sentimenti hai? Vabbè, poi la professoressa non deve vedere il telefono, proprio non deve fare assolutamente niente. Vi ricordate il mio vecchio video quando ti scuole il telefono in classe, sempre copiato? Bene, perché non dobbiamo usare il telefono in classe? Perché non ce lo possiamo portare a scuola? Dall'asilo all'elementare portavamo i giochi a scuola. Sì, così portiamo i telefoni. Se tipo esplode la casa e mia madre mi vuole chiamare, non può perché io non ho il telefono. E se esplode la casa, poi mi viene a prendere anche con la macchina. Mi è già esplosa la casa, io rimango tipo... Poi le prof, quando fai una battuta, ti guardano con quell'espressione seria, come per dire, ah, fa ridere. Ma il problema è che lo fanno per troppo tempo. Marco, hai mangiato? Sì, è che sei diventata la nonna. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è la professoressa che odiate di più e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!